Stamattina si inaugura a Soveria Mannelli un centro di aggregazione per i giovani. Quale può essere l'importanza della nascita di un centro in una realtà come quella del Reventino e quale può essere anche l'apporto che la Chiesa Lametina può dare a questa realtà? Anzitutto riceve il mio applauso questa inaugurazione, perché pensare ai giovani oggi è pensare alla categoria più povera, quella che realmente non ha futuro in questo momento critico della nostra storia, sia politica, sia sociale, sia del territorio. Per cui pensare ai giovani vuol dire che c'è ancora speranza per noi. La seconda cosa importante, l'aggregazione, fare un centro di aggregazione giovanile significa mettere in condizione il giovane di riunirsi, di ritrovarsi insieme, di pensare, di riflettere, soprattutto di avere quella possibilità di avere punti di riferimento per il futuro, ma questi punti di riferimento per il futuro valorizzano l'oggi, il presente. Allora, pensare oggi ai giovani significa dare a loro un futuro, ma nello stesso tempo far sperimentare che l'oggi non è così disgraziato come pensiamo, che proprio in questo oggi noi possiamo vivere sempre con lo sguardo al futuro.